Dovrebbero essere gli stessi quelli che si candidano
cioè fare delle aggiunte successive, forse si perde anche più tempo, probabilmente. Allora, per quanto riguarda il trasferimento, cioè se una persona è in via di trasferimento, lì bisogna sentire dallo staff, secondo me non c'è problema, perché poi alla fine il... cioè non è che uno che abita, adesso vi faccio due esempi pratici, aspetta, allora... Se arriva dallo staff, io ho scritto delle email, però nessuno mai risponde. Però loro leggono tutto, questo te lo do per garantito. Allora, poniamo che io abito ad Alfara delle Mille e mi voglio candidare a Casalecchio. Cioè, ovviamente io spero che non ci siano i furbi che si trasferiscono a Casalecchio in corso d'opera per potersi candidare lì. È poco bello. Se uno si trasferisce lì perché ha cambiato casa, io immagino che a un certo punto gli venga fatto un certificato di residenza, non ha magari ancora, non so, non è ancora iscritto nelle liste, quindi non potrà produrre un certificato elettorale di quel comune, però immagino che il blog non faccia attenzione su questo. Scusami, l'altra domanda era... se lì devo presentare, quando si presenta... Allora, assolutamente, la documentazione che viene inviata al blog è ovviamente quella dei candidati. Però, non so, succede che se tu li hai già tutti pronti, inviti già la lista completa. Succede che qualcuno si può ritirare, non c'è problema. Fino al giorno del deposito della lista si possono fare correzioni. Allora, il punto di non ritorno è il deposito della lista, quindi dal 30° al 29° giorno antecedente al giorno delle elezioni. Succede che uno si ritira dalla lista, abbiamo già depositato il certificato, succede che la lista va avanti con uno in meno? Una volta depositata la lista non ci si può più ritirare, non si può tirare la riga sopra. L'unica cosa, se non ha voglia più di candidarsi col conveniente, se lui avvicina, se viene eletto, può rinunciare al cambio. Non mi risulta che ci si possa cancellare. Per chiedere la certificazione non è importante mandare su una lista completa, giusto? Due, tre persone. Cioè, sarebbe importante, però se siamo, non so, un piccolo comune, non ci conosciamo tutti, per cercare di farci conoscere abbiamo bisogno del simbolo per fare... Cioè, ci si può mettere avanti chiedendo la certificazione con una parte dei candidati. Secondo me, bisogna essere obbligatoriamente iscritti al sito, al blog, per essere iscritti? No, non bisogna essere obbligatoriamente iscritti al blog. Terza cosa, forse ne parlate, il numero di persone delle liste, perché c'è un po' di non si capisce qual è il numero minimo massimo delle liste a seconda dei comuni che abbiamo esaminato. Allora, per quello c'è... cioè, un libretto, un vademecum sul sito del ministero in cui è scritto tutto. Lì quello è da leggere come la Bibbia, perché ci sono tutte le regole per le candidature. Noi ne parleremo, daremo una mano, tutto quello che volete, però è bene leggere quel libretto. Io non rischierei. Se fai il sindaco, viene eletto un sindaco. Poniamo che il tuo candidato diventi sindaco. A giugno viene condannato perché ha diffamato una persona. Cioè, si deve dimettere, fai con te il governo, altre spese. Cioè, io eviterei. Allora, il deposito della lista viene fatto dal 29° al 30° giorno antecedente alle elezioni. Quindi, le elezioni ci saranno
presumibilmente il 25 maggio. Dal 26 al 27 aprile ci sarà, forse il 24, ci sarà il deposito della lista. Quindi tu hai tempo, un giorno e mezzo, per portare la documentazione in comune e poter partecipare alle elezioni amministrative. Quello è l'ultimo giorno in cui tu puoi tirare la riga su un candidato. Beh, non è il massimo fare la campagna elettorale con un candidato sindaco, poi a ridosso del deposito della lista lo leva dall'elenco. Io aiuterei, poi a discrezione ovviamente del. Ma non è. Dovrebbe avere il carico pendente. Però effettivamente il carico pendente è a posto, cioè tu hai un certificato penale nullo, quindi non hai carichi pendenti o condanne penali. Però se hai questo rischio, cioè io non vorrei. Decide poi comunque la difesa del territorio, se non c'è, non c'è una controindicazione. Cioè, se non ci sono state fino adesso controindicazioni in questo senso? Io non so, non credo che ci sia, non credo che sia pietà, anzi. Non è pietà, assolutamente non è pietà. Sì, non è pietà. Non è pietà. Sì, certo. Sì, sì, sì. Cioè non è vietato non è vietato fare l'assessore. La legge non vieta assolutamente che un candidato, un consigliere, venga poi scelto per fare l'assessore, la legge italiana, questo non vieta. Quindi, non so, te vieni eletto in consiglio comunale, il tuo candidato sindaco dice no, adesso tu mi sei più qua, quindi tu lasci il posto al consigliere al successivo. Tutto qua. Quindi in caso tu non sei il consigliere ed entra il primo di quelli che sarebbe non eletto in caso tu accettassi la decisione. Seguito? No, prova a ripetere. Voi avete una lista collegata al sindaco che nei comuni fino a 15.000 abitanti è di massimo 16 persone, no? Bene. Supponiamo che andate con 14, che è compresa tra gli 11, se sono 11 il massimo è 16. 14, avete vincito le elezioni, quindi il vostro candidato sindaco diventa sindaco e essendo maggioranza avete almeno 7-8 consiglieri minimo, suppongo, andata avanti. Uno di quelli, quindi voi avete di 8 seggi. Il sindaco dice adesso la signora Mico Baldo non fa il consigliere, quindi non siete più il consiglio comunale, ma va a fare l'assessore. Bene. Quindi teniamo presente che giunta e consiglio sono due organismi diversi. La giunta è, tra virgolette, il potere esecutivo, il consiglio, tra virgolette, il potere legislativo. Come sapete, le due cose non possono stare insieme. Uno controlla l'altro, uno indica l'altro. Quindi, se sei assessore, non puoi assolutamente essere consigliere, e viceversa, se sei consigliere, non puoi essere assessore. Quindi, cosa succede? Che tu rinunci alla carica, alla consigliere comunale, quando ti arriva l'atto di nomina, e accetterai poi il contratto da assessore e quindi diventi assessore. Quindi tu rinunciando alla tua nomina da consigliere comunale succede che fai spazio a quello successivo. Quindi poi sarebbe entrato 8 persone, quindi tu ti tiri fuori, quindi quello che ha preso il numero di preferenze tali per cui sarebbe stato il primo dei non eletti entra lui. Stessa cosa se durante il mandato un consigliere per i suoi motivi si dimette, non è che rimane una sedia vuota, l'ufficiale prende il nome del primo di non eletto, le date in base alle preferenze, va a casa sua e dice c'è un posto, accetti, se lui accetta va, se non accetta sta a casa e si fa quello dopo. Questo è il meccanismo, quindi anche nel caso degli assessori è questo. Ora la domanda che non so chi faceva, è molto giusta, visto che noi siamo un movimento che si fa della serietà, punto cardine, diceva giustamente, se uno si presenta come consigliere, poi dopo fa la campagna elettorale, alla fine fa un passo indietro e dice no, mi sono sbagliato, faccio l'assessore, è un tema da porre. Ammesso che per quanto il procedimento, io logicamente che sta bene, no? Quello che dice, cioè quello di dividere due cariche, assessore e consigliere. Però non mi risulta, a meno che non ci siano
delle, non mi risulta che per legge sia obbligatorio questo. Dividere le due cariche di assessore e consigliere comunale. Non so. Certo, nei comuni piccoli, anzi, c'è stato tempo fa la corsa a nominare assessori tecnici, quindi non eletti, ma in molti comuni si è ritornati indietro. Cioè, sono abitanti, dice possibile. Sì, no, volevo capire se era una questione, diciamo, di ordine deontologico, quindi una regola anche uno scritto del movimento, o se era un'imposizione di legge, la sua nuova, che io non conoscevo, ecco, era questo. A Bologna certamente non è possibile avere scusa. Ah, Bologna non è possibile. Sopra i 15.000 sicuramente non è possibile. Se tu mi dici, sopra i 15.000 si può. Può darsi che ci sia una norma sì, perché i nostri comuni sopra i 15.000 tanti è abbastanza. Volevo chiederti solo una cosa: chi si presenta nella certificazione della lista, ma come nominativo, deve essere iscritto al sito nazionale del Movimento 5 Stelle? Perché avevi parlato del blog prima. Non è obbligatorio. Allora, ho trovato la norma nel frattempo e quindi vi confermo quello che ho detto. Quindi, in pratica la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto della segnazione della norma e dal suo posto subentra prima dei mandati. Ma attenzione, le disposizioni precedenti non si applicano ai comuni con popolazione sotto sino ai 15.000 abitanti. Quindi sotto i 15.000 abitanti, comuni più piccoli di quella cifra, è possibile fare entrambe le cose, quindi la banca non già delle cose. Però ecco, sarebbe tutto più chiaro. Quello, in questo caso il tema diventa un pochino più stringente rispetto alla domanda che diceva il signore. In questo caso io non la vedo molto bella come questione di dati di vista. In questo caso io sarei più per dire no. Cioè. Poi uno fai l'altro. Esatto, fai uno fai l'altro. Quindi stiamo parlando di un netto doppio incarico proprio. Mentre invece discutere se a fronte della scarsità di persone uno si candida come consigliere, vice direttore, vice assessore, quello è un tema secondo me in cui ogni comune libero di decidere e non può essere biasimato secondo me in uno o altro caso. Accettare che accettare il controllo non è molto molto questo per più del discorso. Ci sono altre domande rispetto alla certificazione del NOC? Qui abbiamo ancora disegnato il ossia ai fini della certificazione possiamo spesso andare all'interpretazione senza indicare allora, avete 10 candidati, ma non avete ancora il capolista. Ancora. Potete comunque richiedere la certificazione al blog. Intanto iniziate a mandare, scrivete che la lista sarà completata, verranno fatte a estrazione il primo, so, nessuno vuole fare il capolista, facciamo l'estrazione a sorte, non so, ognuno deciderà in autonomia o comunque in accordo con lo staff del blog e tutto il resto. Qui? Quando scatti i moduli che devono compilare il candidato della lista, comunque c'è scritto di dichiarare il candidato sindaco. Cioè c'è scritto come candidato o come candidato sindaco. Effettivamente sul modulo del blog c'è scritto ti candidi come candidato o come candidato sindaco. Il candidato sindaco è un candidato consigliere, perché se non viene eletto sindaco è il primo che entra in lista. Quindi tu puoi indicare lì che sei candidato consigliere normale. In un secondo momento, poniamo che nel tuo comune ci siano più candidati sindaco nella tua lista, si faranno le primarie online o non online, insomma deciderete con,
concerto con il blog. Bene. Abbiamo certificato la lista. Siamo tutti contenti. L'ultima domanda. Non abbiamo ancora certificato la lista. Questo è un caso di spesa. Però facciamo un'attività. Quindi si pone l'annoso problema. Possiamo presentarci? Te l'ho già chiesto anche. Io sono di azienda, Luca Lolo. Te l'ho già chiesto diverse volte. Allora, noi abbiamo questo problema. Non abbiamo ancora certificato la lista, non facciamo tantissime attività sul territorio e abbiamo la bandierina esposta. Perché se no non ci riconosco. Cioè, il mio amico di azienda vuole fare la lista e dice: ma te c'è la bandiera e non sei certificato. Questo è uno dei rischi. Cioè, nel senso che in teoria il simbolo lo può usare la lista certificata. Quindi è per questo che è sempre meglio fare banchetti senza bandiere. Poi puoi avere la maglietta, puoi avere la spilletta, puoi dire che sì, c'è un simbolo, ma io sto cercando attivisti e persone normali che avevano voglia di mettersi in gioco e di candidarsi anche. Cioè, noi facciamo delle attività, secondo me non ti dice niente nessuno, non succede nulla. Noi a Casalecchio stiamo trasgredendo questa regola, ottima, una regola ottima, perché comunque preserva da liste fasulle, però diciamo a tutti che noi siamo qui, accogliamo tutti, che non vogliamo, se si magari si formasse un altro gruppo di persone che ha voglia di mettersi in gioco, perché comunque a livello comunale la gente mi sembra che ne abbia poca voglia, è una mia impressione personale, comunque. Questa è stata la mia impressione, vabbè, io banchetti ne faccio dal 2007, quindi sono un po' di storia di banchetti ce l'ho. Però insomma, usiamolo con criterio. Cioè, se tu vedi un altro banchetto comunque sbandiera la bandiera del movimento, dice: ma quello che è? Cioè, ti viene a dire, ma questo io non lo conosco, quindi ti avvicini pacificamente e dici: guarda, cosa state facendo, anche noi vorremmo muoverci, insomma, usiamo un po' il buon senso, anche perché in caso di litigio sappiamo come è andata a finire in Sardegna, no? Quindi insomma, se davvero si ha intenzione di fare qualcosa per il porto comune e cambiare questo schifo, è meglio andare avanti pari e con il seguendo le regole, partire con piede giusto e soprattutto stare alle regole, ok? Bene, abbiamo la bandiera, sì, che bello, cos'è la cosa prima da fare? Allora, importante raccogliere le firme vanno raccolte in un modulo, scusate, il modulo, la mia bandiera. Allora, il modulo deve essere obbligatoriamente in A3 piega, formato da, ma queste qui sono tutte cose che io vi dico così, ma il libretto è tutto indicato alla perfezione. Modulo 3, c'è una regola, il simbolo deve essere di 3 cm, deve essere a colori su tutti i moduli. Se io vedo qualcuno che raccoglie le firme su un modulo bianco, mi spacco la testa personalmente. Devono essere indicati tutti i candidati su tutti i moduli. C'è un atto principale, e l'atto principale è l'atto che riepiloga tutti i documenti da presentare il 30° giorno antecedente alle elezioni. E poi c'è un atto separato che è collegato all'atto principale, ma dove ci sono gli spazi per raccogliere le firme. Chi può raccogliere le firme? Ma te li faccio io. Allora, innanzitutto i candidati devono essere, vabbè, ma queste sono le regole del blog, devono essere residenti nel comune. L'unico, diciamo, sgarro alla regola è per il capoluogo di provincia. Si possono candidare anche persone che sono residenti nella provincia, tranne il candidato sindaco. Però capoluogo non c'è.
Bene. Le firme sono... Allora, sotto i 15.000... Tra i 10.000 e i 20.000 e i 100.000. Facciamo così. Allora, le firme da raccogliere le trovate, tra l'altro vi suggerisco di, se non l'avete già fatto, di andare su elezioni.interno.it, sito del Ministero, quindi Ministero dell'Interno, esattamente, non l'ho già fatto, /pubblicazioni.html, e lì troverete sempre tutti i valimenti di qualunque elezione. In particolare quello che interessa a voi è circa metà pagina, pubblicazione numero 5, amministrative, edizione 2010. Scaricate lo stampato e studiate a memoria. Qui c'è tutto. Di solito, almeno c'è, tutte le volte che fate delle elezioni, costituzionali, nazionali, amministrative, ci siamo sempre riferiti a questo sito e a questo documento. Qui trovate tutto, in particolare il numero di firme da presentare, tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, che credo che sia la maggior parte dei casi qua presenti, e non meno di 100, non più di 200 elettori. Quante ne raccogliete? Attenzione, perché se non è che se ne portate 201, dico, beh, siete stati bravi, no, vi cassano la lista. Quindi i limiti sono inderogabili, sia sotto che sopra. Quindi vi consiglio di raccogliere attorno ai 180, così siete sicuri che siete sotto i 200 e avete un margine sopra i 100. Quindi puntate a 180. Voi raccogliete il 300-350, poi prendete le migliori, lasciate e andate là, vi tenete di nascosto, cioè in una valigia separata, le riserve, le serie B, e poi se qualcosa viene annullato a raffica, tirate fuori la serie B, non aspettate, si cadono le altre. Ok? Quindi noi quando abbiamo fatto le politiche siamo andati là con tre valigie, avevamo la serie A, la serie B, la serie C, e in ufficio avevamo la serie D, la serie B1 e B2, quindi potevano cassarsene quante ne volevano e noi avremmo riportato e ripresentato lo stesso prato. Avevamo di tutto, quindi cioè, le sue firme veramente eravamo stati impeccabili. E questo quindi è un consiglio, raccogliete più che potete, ma poi andate là con 180 firme. Bene, domanda? Dimmi. Quale motivo? Cioè, quale motivo potrebbero non accettare le firme? Perché sono scritte in maiuscolo, perché la firma è fuori dalle righe, no, non so, c'è un pasticcio, c'è una cancellazione. È vietato cancellare col bianchetto, non ci devono essere punti, non ci devono essere correzioni che non si possono leggere. Se viene fatta una correzione sul modulo, si può fare la correzione sul modulo, ma ci deve essere il timbro e la firma dell'autenticatore, perché tutte le firme dei sottoscrittori che possono sottoscrivere solo una lista, quindi chi firma la mia lista di Casalecchio firma solo la mia lista, non è che firma con le verdi del PD, del PDN, perché rischia lui la galera, c'è proprio il penale, non si può fare. Quindi chiunque viene a firmare, noi siamo bravissimi, glielo diciamo, lei sottoscrive solo la nostra lista, vero? Se non è così, cioè, dobbiamo informare la gente, si può firmare solo una lista. Le correzioni con bianchetto sono vietate, li cacciano via il foglio, quindi non è che stanno dando a guardare, proprio chi ha parlato del foglio sbattono via. Quindi, in quel caso, lo so, metti che tu avevi bisogno di 130 firme, ne avevi 140, vedi te le sbattono via, se non hai una riserva da qualche parte, o raccogli le firme quel giorno lì, ma poi ti servono i certificati elettorali dei sottoscrittori, perché tu raccogli le firme, devi avere l'autenticatore, quindi devi stare a organizzare. Tutti i banchetti devono avere un autenticatore. L'autenticatore chi è? Chi è? Io lo so. È un consigliere comunale, è un dipendente comunale, un consigliere comunale che ha fatto una comunicazione al sindaco per poter fare l'autenticatore di quel comune. Se tu raccogli le firme ad Anfora, devi avere un consigliere comunale di Anfora che fa l'autenticatore. Io sono a Bologna, io sono consigliere comunale di Bologna. Tu con il tuo modulo di Anfora, sei la lista di Anfora ufficiale, vieni a Bologna e dici: io voglio raccogliere le firme dei cittadini di Anfora. Io, consigliere comunale di Bologna, sul mio territorio posso autenticare
i tuoi cittadini sottoscrittori di Anthora. Infatti, a questo proposito, con la disponibilità dei nostri due santi consiglieri, poi se ne parlerà magari degli eventi che si possono fare tutti insieme, visto che almeno noi a Casalecchio, io dico noi a Casalecchio che sono ubicato, però insomma da una mamma e ragazzi di Casalecchio, non abbiamo l'autenticatore disponibile, non abbiamo il consigliere comunale che è disponibile a fare l'autenticatore. Ci vorrebbe un giudice di pace, un cancelliere, ci sono altre figure, consiglieri provinciali, eccetera, eccetera. No, parlamentari non possono farlo, nemmeno consiglieri regionali. No, io sì, giudice di pace, cancelliere, consigliere regionale. Esatto. Il consigliere provinciale, ad esempio, avrebbe, potrebbe certificare le firme di tutta la provincia di Bologna. Noi dipendente comunale del proprio comune. Sì, deve però essere autorizzato dal sindaco. Deve fare una specifica domanda al sindaco che gli dà l'autorizzazione e lui con timbro e firma fa l'autenticatore, può farlo. Dimmi? Io consigliere di Bologna, vengo da te che sei di Casalecchio, non posso fare l'autenticatore da te. Sei tu con i tuoi sottoscrittori che devi venire nel mio territorio e io te le posso autenticare. Allora, altro escamotage. Pronto? Siamo? Questo è importante. Un attimo. Allora, non abbiamo nessun autenticatore. Facciamo un banchetto sul territorio, magari nei pressi del comune, lo facciamo di sabato mattina che le urne sono aperte, l'URB può autenticare le firme, quindi si depositano i moduli in comune e si dice ai cittadini puoi sottoscrivere la mia firma, la mia lista e solo la mia, sempre ricordatevi, potete andare in comune a fare la firma e i moduli sono già depositati in comune. Sì, si depositano una decina di moduli, non lo so, dipende dalle firme che volete raccogliere, le depositate in comune all'URB e i cittadini vanno a firmare lì, negli orari di apertura del comune. I candidati consiglieri non possono sottoscrivere la lista. Non si può, non va bene. Se l'hai fatto, l'hai scritto. Ma anche gli attivisti, non lo sapete. Gli attivisti sì. Sono cittadini ormai, so, mi candido io, lui, loro, mio fratello, mia sorella, mia madre possono sottoscrivere, non posso sottoscrivere io. Questo qui l'ho fatto io. Sul sito del ministero c'è un facsimile, il comune può produrre un facsimile. Però è un Word, in A3, si stampa a fronte retro. Adesso non so se pensavamo di caricarli da qualche parte, Marco, in modo che almeno un facsimile con il simbolo e con una, potrebbe essere un'idea. Ok, fare una cosa del genere, l'atto principale e gli atti separati. Quindi c'è un atto principale nel quale ci sono in ordine, vabbè, poi sarà è abbastanza ovvio, in ordine i candidati dal primo all'ultimo, e questo è un atto principale, ci saranno tanti atti separati quante firme occorrono per presentare la lista. Non ci devono essere smappature, non ci devono essere penne, normalissime penne. Perché non si sa mai, perché potranno cercare qualunque
noi siamo, dobbiamo essere impeccabili. Bene, abbiamo raccolto tutte le firme, abbiamo avuto un autenticatore che ci ha fatto tutto, ci ha chiuso il modulo. Chiudere il modulo significa contare le firme contenute nel modulo e riepilogare il tutto alla fine del modulo, è molto semplice, l'autenticatore lo sa fare. In questo modulo ci sono 20 firme di sottoscrittori. Chi riceve questo modulo qua deve capire che questi sono le lettori del proprio comune, di questo comune. A questo va legato il certificato elettorale che si richiede all'ufficio elettorale del comune. Quindi, modulo 20 firme, che può essere un modulo riassuntivo, quindi un certificato riepilogativo che contiene tutti i sottoscrittori, oppure tanti certificati elettorali quanto sono i sottoscrittori di questo modulo. Per ogni modulo, tanti certificati quanti sono i sottoscrittori. Domanda la faccio io. Qui hanno firmato 20 persone, il comune di Casalecchio mi fornisce solo 16 certificati. Perché? 4 si sono sbagliati, uno si è sbagliato, firmato non era residente a Casalecchio. Oppure non era aggiornato la lista, perché non so, ci sono periodi ben precisi in cui l'ufficio elettorale fa il giro dei dati, delle liste dei residenti. Quindi io cosa ho? Un modulo con 20 firme e 16 certificati. Non vado a correggere niente di quello che mi ha scritto la certificatore. Non ci devono essere correzioni. Ho solo 16 firme valide qua dentro, quindi è solo al momento della conta delle firme valide che voi dovete tenere conto, ma questo va bene lo stesso, nessuno lo cassa, nessuno ci fa niente, tiene valide 16 firme di un modulo da 20 e basta. Non fate correzioni, mi raccomando, correzioni soprattutto che non siano leggibili, ma per quanto riguarda i sottoscrittori, anche se i sottoscrittori non sono certificati, non andate a tirare tutte, lasciate così. Attenzione, allora, nella tua domanda ci sono due problemi. Allora, funziona così: uno arriva al banchetto ci deve essere l'autenticatore. Se non avete l'autenticatore, portate i fogli a lui, cioè relazione di quello pubblico che può ricomporre almeno uno. Quindi lì all'interno c'è un dipendente comunale che è abilitato, essendo dipendente comunale appartenente alla categoria di quelli che possono comunicare, all'interno del URP c'è l'ufficio di relazione di quello pubblico, c'è una persona che viene comunale che può autenticare. Quindi quella è l'ultima spiaggia, ma moltissimi delle nostre liste hanno già questo momento. Facevo il banchetto in prossimità del centro, uno diceva voglio firmare, bene andiamo, e c'era uno, e ogni due, uno sta lì, distribuisce con la di quelle persone, l'altro va avanti indietro. Meglio se siete in tre, così che uno va all'altro torna e avete il circolo continuo. Guardate lì, firmano. Come funziona l'autenticazione? Supponiamo che ci sia l'autenticatore, funziona così. Ci sono N attivisti e almeno un autenticatore presente. Quando l'attivista aggancia la persona che vuole fare la firma, lo porta al tavolo, l'autenticatore gli chiede la carta d'identità, verifica che sia residente in quel comune, ripeto, deve essere residente in quel comune, gli chiede, tu voti qui, la tua carta d'identità è ancora valida, perché voi sapete che la carta d'identità potrebbe indicare la residenza che nel frattempo è cambiata. Quindi dice, hai cambiato residenza per caso, perché magari è ad Andorra, poi dice sì, però io vivo già nell'altro comune, dice mi spiace, grazie, non puoi firmare, vai all'altro comune e firma là. È importante, questo è importante. Quindi la carta d'identità, vedete se c'è stato un cambio di residenza, perché spesso la gente non lo sa, se non puoi firmare, se non voti in questo tempo. Bene. A quel punto l'autenticatore scrive lui i dati in maniera chiara e lascia alla persona sottoscrittore solo la firma. Firma. Quando sono finiti i moduli, voi finita la giornata, cioè comunque volete chiudere il modulo, se il modulo è completo, dall'altra parte scrivete numero 20 firme presenti, lo scrive l'autenticatore, mentre il timbro è la sua firma. Se il modulo non è completo, tirate una riga sugli spazi ancora vuoti e poi scrivete numero firme presenti, 10, fine. Bene. Non numerate subito i moduli nello spazio.
fatto di modo di serie numero, aspettate a due anni, perché? Perché se fate quel gioco che vi ho detto della serie A, della serie B, della serie C, quando avete provato la serie A, poi li numererete solo alla fine, ok? E vi tenete la serie B in, da una parte, no? Quindi numerate solo alla fine, non mettete il numero subito, aspettate. Quindi l'altra cosa che tu hai detto che mi ha preoccupato è stato dopo riportiamo Bologna, no, non si può, perché l'autenticatore, consigliere comunale, può autenticare solo all'interno del suo comune, quindi se avete un amico consigliere comunale di un altro comune, non può farlo. Bisogna andare in quel comune a raccogliere le firme. Attenzione, non può farlo. Dovete essere sul territorio del comune a prendere la firma del territorio di quel comune autenticato da una persona autorizzata ad autenticare in quel comune. Tre condizioni. Attenzione. È chiaro questo aspetto. Questo è importante. Non fate sottoscrivere dall'autenticatore di un altro comune. Noi non possiamo farlo fuori dal comune di Bologna e se non potremo, non potremo farlo per quel comune lì. Ok? Quindi andate a Urbe. Ma i partiti lo fanno. I partiti hanno i pacchetti di firme per già pronti. Allora, i partiti a parte che hanno i pacchetti di firme pronti. Quindi si sta parlando di niente, si sta parlando di cose fatte in malafede e da disonesti. Noi le firme, cioè. Noi ci vantiamo, scusate, a livello nazionale noi raccogliamo delle sbarcate di firme tutte le volte che ce n'è bisogno, quindi per 200 firme al massimo si chiede ai cittadini, se proprio non troviamo sul territorio, faremo un firmante in congiunto nel comune di Bologna, comunque in un comune mi viene in mente Castenaso, non so, per i comuni intorno a Castenaso, Castenaso abbiamo due consiglieri, puoi dire che non troviamo una disponibilità a Monte San Pietro, ce ne sono degli altri, insomma, in vari comuni della provincia qualcuno lo troviamo, al limite faremo la raccolta firme di quella giornata in quel comune. Con dei 5 comuni consiglieri possono firmare i consigli che viene sfruttato il comune unico. Ma tu conosci il consigliere del comune di Valsamozzo? Sono decaduti, sono decaduti, sono decaduti. No, sono posto. Io non ho un consigliere eletto del comune di Valsamozzo, o sì? No, parliamo delle liste civiche, però sono decaduti dal primo dettaglio. Allora non possono autenticare le firme. Se sono decaduti non possono autenticare le firme. Come fa? Chi è il sindaco del comune di Valsamozzo che autorizzi un consigliere a raccogliere le firme o di vedere il comune? Allora sì, se c'è il commissario per tutti, mi viene in mente un vigile del comune di Valsamozzo che chiede l'autorizzazione al sindaco, al commissario per tutti di fare l'autenticazione di firme, in quel caso sì. Allora, no, non c'è. Ma prima hai detto che era meglio che l'autenticatore, considerato che quello non fosse candidato. Non posso, non può sottoscrivere la lista. Tu che sei candidato in questa lista non puoi sottoscrivere questa lista. Però se poniamo che Marco Pianta, che è consigliere a Bologna, si voglia candidare alle prossime amministrative a consigliere del comune di Bologna, lui è consigliere in carica, può autenticare le firme, nessuno lo chiede. Un consigliere che è ancora in carica può autenticare le firme, sì. Ma lui non autenticherà mai la sua firma perché non può sottoscrivere infatti. Assolutamente sì, se tu hai la fortuna di avere un notaio, fai un banchetto in una via con il notaio, un banchetto in una via con il consigliere comunale e poi depositi anche il modulo al turno, nessuno ti vieta di farlo in contemporanea. Caso che è un periodo particolare, però
presenterà per il prossimo mandato con la lista del Movimento 5 Stelle, è in carica con una lista civica, probabilmente si presenterà con col Movimento 5 Stelle. Questo consigliere può autenticare le firme d'appoggio alla propria lista? Punto interrogativo. Non può autenticare la sua. Non può autenticare la sua. Grazie. Dopo c'era questo ragazzo, c'era come si fa a fare stato. Allora, io sono dipendente del comune di Pierò, però non lavoro in ufficio, sono operaio. Io potrei essere autenticato a criticare. Non so se. Secondo me sì. Cioè se il sindaco ti autentica, sì, tu devi fare una richiesta, andare in comune a Piatopolo e dire guarda, vuoi fare l'autenticatore di firme. Se il sindaco ti autorizza, tu hai fatto le questioni del sindaco, fare la firma. È una richiesta da fare al sindaco. Immagino ci sia una modulistica all'interno del comune, è molto semplice. Ma così a spot, quanti comuni? Diteci uno solo. No, Casavecchio c'è la lista, Antonio c'è, voi, Monterecchio, Pianomero, Castelguelfo, Medicina, Loiano, San Pietro che già ho identificato. San Giovanni, bene. San Giorgio, ma siete meravigliosi. Una domanda, scusate. Segno di legge di Terzino, collega, se non sbaglio adesso il Senato, cioè potrebbe modificare il numero delle, il numero minimo delle candidate alle liste. Io adesso non so come funziona il ricorso, nel senso se è quel ricorso, quella che viene approvata, o andare in senso le amministrative del 2018. Dipende dal decreto. Depositare e ci sarà incluso il simbolo che lo
potrà essere, adesso vedremo il decreto se conferirà le misure. Perché? Sul modulo deve essere di singolo, attualmente deve essere di 3 cm. Quindi misuriamo, mette la stampa, vi consiglio di stamparle non in casa. Costa 20 euro stampare in una tipografia 20 moduli in A3. Vi consiglio di fare una cosa seria, fatta bene, pure se si è riuscita a stamparla voi tanto meno, ma fatta una cosa fatta bene. Il simbolo deve essere a colori, mi raccomando. Quando depositate dovete avere un foglietto così, carta... Sì, carta lucida. Un simbolo deve essere di diametro di 10 cm, un altro di 3. A volte chiedono anche in formato, mi sembra il CD, mi sembra di ricordare. Avevamo fornito anche un CD. Allora, nome, cognome, se mi chiamo Serena Maria Giuseppe Saetti, metto Serena Maria Giuseppe Saetti come candidato, ok? Tutto il nome completo. Ok, tutti i nomi, questo concetto. Come ci sono gli alias, per esempio. Detto, per me se si candidasse il marito, non si candiderà mai. Detto il Tirreno. Perché magari è conosciuto come il Nero, magari non so, detto che ne so. Ci sono alcuni che fanno i furbi, dico detto dal Pegrillo, qualcuno l'ha fatto. Ci sono, vi giuro. Ovviamente in caso di voto, come sapete, si fa una croce sul singolo e poi si mette la preferenza. Noi nel comune abbiamo la preferenza, addirittura adesso sono due. Genere, giusto? Bisogna che c'è la doppia preferenza, quindi devi mettere il nome di una donna e il nome di un uomo. Hai la possibilità di metterlo nel nome di una donna? Sì, cioè, se ne metti due, se ne metti due, devono essere due genitori. Insomma, puoi mettere l'alias a quello, se metti un alias, non mi ricordo se devi fare una dichiarazione apposita, ma è tutto scritto nel libretto. Il libretto è imparato alla memoria, mi raccomando. Io ma non devi mettere delegati di lista. Quanti comuni sopra i 15.000 ci sono? Allora, diceva, all'atto di presentazione dei documenti, oltre ai vari modi firmati, ci servirà il programma di cui parleremo e anche la designazione di due delegati di lista, che sono poi quelli che in seguito designeranno i vari rappresentanti di seggio, cioè quelli che possono andare ai seggi a controllare l'operazione di voto e di scrutinio. È interessante, io lo farei se è modo anche per coinvolgere le persone, è una cosa che responsabilizza ed è molto interessante. È il primo campo da compilare subito dopo il nome del simbolo. Sempre nell'atto principale si nominano queste due delegati di lista. Il delegato di lista, come diceva lui, segue l'estrazione e l'ordine da mettere nei tabelloni elettorali. È molto importante, nomina i rappresentanti. Esatto, può essere anche un candidato. Sì, questo è proprio scritto, specificato nella norma. Vi invito comunque per andare a scaricare questo pagamento perché è fatto peraltro in maniera molto chiara. Trovate in fondo tutti questi nuovi delegati, quindi noi lo metteremo già proprio sul simbolo, così diventa anche più facile. Però c'è tutto di sopra, quindi vi risponde molto chiaramente il tempo di dire o che è fatto. Quindi due delegati che voi designeranno. E poi c'è il programma. Quando siamo pronti possiamo parlare. Prima quando ho detto che si mettono accanto al simbolo due preferenze, le due preferenze sono per due consiglieri o sono una per il candidato sindaco, è già compreso nel testo e si mettono le preferenze per due consiglieri o uno dei due deve essere il candidato sindaco? Allora, nel nostro caso votare il Movimento 5 Stelle è piuttosto semplice perché noi non siamo apparentati con nessuna lista, quindi tu fai la croce sul simbolo e puoi finire da lì. Oppure potete andare e mettere anche la preferenza per un consigliere, non sindaco, consigliere.
sul singolo e hai già votato per Movimento 5 Stelle e per Giustina. Quando finisce tutto, se perdiamo l'elezione, il sindaco automaticamente, se è raggiunta la soglia, diventa consigliere comunale. È successo che una lista che ha preso pochi voti è stata eletta un solo consigliere, quindi solo candidato sindaco. Ok? Se ne entrano di più, molto probabilmente, di solito, è prassi, non ho mai capito il motivo, ma è prassi, di solito capita che entri in capolista, cioè quello che scrive al primo posto di solito entra, perché c'è l'abitudine di moltissimi, quando vanno a votare, di scrivere tra le preferenze il primo nome in lista. Non lo sapevo, ho scoperto che invece è così, cioè l'effetto capolista dà una spinta in più. Noi a Bologna, in tutti i quartieri e in tutti i comuni, abbiamo visto che chi era scritto al primo posto, sarà perché intendevamo al primo posto era effettivamente conosciuto, ma di solito abbiamo visto che c'era comunque questo effetto spinta. Quindi funziona. Quindi di solito se entrano due, se entra uno è il candidato sindaco, se entrano due di solito il primo è il capolista. O comunque in generale la normativa è quello che è preso più preferente, di solito è sempre il primo. Chiarito? Però puoi scrivervi a caso. Ecco, le preferenze, puoi scrivere un consigliere, okay, che conosci, puoi farlo su lui, quindi tu gli dai, contribuisci a dargli una, più firme, più preferenti uno prende e più è in alto nell'ordine della lista da cui poi saranno pescati gli effettivi consiglieri o quando qualcuno si ritira perché diventa assessore, perché si dimette, i successivi. Puoi mettere da quest'anno, novità, un secondo nome, cioè c'è la doppia preferenza di genere, si chiama, è stata introdotta, quindi questa sarà la prima volta praticamente, sì, no, non è la seconda perché c'è già stato un altro nome, quindi si può dare un altro nome, però deve essere un genere diverso dal precedente, quindi se la prima preferenza è per un uomo, la seconda deve essere una donna e viceversa, se dai due preferenze non viene annullato il voto, ma viene annullata la preferenza, la seconda, nelle schede ci saranno due spazi, la prima si dice la prima preferenza, se ce n'è una seconda scritta sotto, quella è la seconda, se è di genere diverso viene annullata quella. Una bellissima comunicazione di servizio perché sto sistemando lentamente il sito del gruppo consigliere della regione, che è Movimento 5 Stelle Emilia Romagna, lo trovate facilmente con Google e anche dal sito di Grillo sulla cartina. Per cui lì potremo adesso inserire tutti i vari gruppi locali, stiamo facendo una cartina cliccando si arriva all'interno del vostro sito. Eventualmente del gruppo Facebook. Quindi molto brevemente, quando siete certificati c'è la sezione contatti, ci mandate i vostri dati, quindi eventualmente istituite il gruppo Facebook, candidato sindaco, qualche riferimento, lo mettiamo lì, insomma. Non avendo molti media a disposizione, tutto fatto. Poi sempre su Facebook c'è il gruppo Movimento 5 Stelle Emilia Romagna e la relativa pagina, usatela, comunque già 4-5 sono una tanti vari, è abbastanza frequentata, cerchiamo di fare perché si può sfruttare, sfruttiamo i mezzi che sono a disposizione. Grazie. Una cosa al volo, non sottovalutate l'opzione rappresentanti di lista, per favore, mandate della gente ai seggi perché fanno degli speak originali. Quindi, deposito lista giorno delle elezioni, a vigilare sui seggi, stateci il più tempo possibile, ma anche durante il voto, non solo al momento dello scoglio, è importantissimo. Ci sono percentuali notevoli di differenza in un seggio dove c'era una rappresentante di lista che controllava rispetto a un seggio dove non c'era. Mi sembra sia la Basilicata, l'ultima elezione in cui il Movimento 5 Stelle si è candidato alle regionali, che aveva un 10% di schede bianche. Io non ci credo neanche se è successo qualcosa. Purtroppo avevamo pochi rappresentanti di lista. Non hanno pensato a questa opzione, quindi sono amministrative, sono i piccoli comuni, ma faranno di tutto per ostacolarci. So di che, cioè, ci sono, non sono solo le zone metropolitane, ci sono veramente
designazione ovvero comuni fa una designazione al rappresentante di lista, vuol dire compilare un modulino, autenticare il comune e consegnarlo all'ufficio elettorale con un certo termine. Questo è tutto scritto nel libretto. Questo compito è dei delegati di lista, quindi chi si rende disponibile a fare il delegato di lista avrà il compito di designare, quindi di nominare i rappresentanti di lista, ovvero le persone che stanno nei seggi il giorno delle elezioni e al momento dello spoglio. Ho visto qualche domanda? Allora, aspetta, anche se io sento importante, perché c'è la costruzione, quelli che sono all'interno. Allora, ogni anno, entro la fine di ottobre, si può presentare al comune la richiesta di fare. Puoi fare lo scrutatore, il presidente di seggio e tutto il resto. Queste persone sono persone retribuite dal comune e hanno quel compito. Io ho visto delle cose schifose durante il mio incarico di rappresentante di lista della scuola. Nel mio seggio c'era il presidente di seggio, era la mamma del segretario e la figlia del presidente. Padre, c'era la famiglia completa e un seggio del genere fa quello che mi pare. Voi sono stati bravissimi, io sono stato con gli occhi aperti fino all'ultimo secondo. La tua domanda era: allora si potrebbero organizzare, noi durante le amministrative e anche per le politiche avevamo organizzato una serata di confronto su questo, si può fare. Cioè, alle dosi delle elezioni si organizza una serata tipo questa e si dice: questa serata è dedicata al rappresentante di lista e si spiega un po' quello che vuole fare. Adesso è presto, non si fa adesso, sicuramente. Anche perché a scuola è una serata dedicata. Ok? Scardinare questi giochi presentando già
con una lista di nomi, la squadra in anticipo, ma cioè neanche fare solo sarebbe però non è semplice, anche complesso. Quindi se veramente pensate di avere serie o tre possibilità di vincere, pensiamoci, cioè mettiamoci proprio la lista. Comunque la lista del candidato singolo fa parte, non siamo semplici, non dice più candidato singolo. No, allora la norma è molto chiara, dice il candidato sindaco è collegato a una lista, quindi c'è la dichiarazione del sindaco e la dichiarazione di quel sindaco collegato a, nel nostro caso solo una, a una lista. La lista deve essere minimo 11, massimo 16, questo significa che il candidato sindaco è fuori da questo sorteggio. Comunque lo trovate poi ripetuto, se andate a leggere molto chiaro. Sindaco di una lista da 11 a 16, quindi da 12 a 17 persone. Quindi ribadiamo, mi raccomando, certificato elettorale mi è chiaro, anche il discorso della richiesta di certificato elettorale, si può chiedere un certificato popolativo, anche, poi voi me lo faranno popolativo, nel senso che tanti poi autenticati vi fanno certificati, quindi vi contate e a quel punto lì. Contate quanti certificati avete, quante firme certificate avete, fate il totale, con 180 firme, se siete nel caso di 10.000, andate già nel caso. Gli altri tenete con certificato elettorale pronti, nascosti da una parte. E della scuola, ma vogliamo davvero il doppio, in modo da avere la sua. Attenzione, domanda stupida. È possibile che io faccia il comune? Il sito che comune sei? Noi abbiamo sempre una posizione molto chiara, nel senso noi abbiamo indicazioni di voli, ma se le due sono state molto bene a farlo, non ci sta niente, soprattutto a valutare, infatti lo dicevo, non usiamo assessorati con l'esito di scambio, sono tutti i momenti giudicati per valutarci, per noi è sereni, quindi il valutaggio se si vuole votare si può. Non ci vogliamo fare vedere opticare, non si fa un consiglio. Sì, avevamo da vedere. Perché si vince nello scrivere? Sfruttatori o rappresentanti di questo? Quindi ci sono tante maniere per fare sfruttatori, ci sono tante maniere per sostenere quei presidenti. Sì. Che logicamente molti dei partiti che sono stati per quelli bianchi non fanno. Io come che passato ho fatto l'ispettore su questa cosa qui. Anche cacciato via delle persone dei presenti, con tanto di marziale dei carabinieri, si vince allo scrutinio e il PD è maestro su questa cosa. Lo dico perché c'è tante maniere sulle schede bianche da farle votare, come c'è tante maniere anche contarle. Ok? Deve essere solo una persona che le apre la polentata. Quando su Italia non è ammessa allora, succede anche una volta per essere presidente, nel senso che vado fuori e a fianco c'è chi scrive e chi le spiega. Perché la manina che stende fa le croci. Quando la fede o con la fede si fa la croce. Perché i giudici ci fanno così, Non sono esempio. Faremo comunque si vedremo, magari saremo la volontà, non conosciamo.
posso spiegare. Allora ho chiamato il presidente, ho chiamato se si poteva, hanno avuto l'autorizzazione. Alla fine avevamo da spiegare che avevamo un computer che non voglio vedere. Ma una scrivere, una faceva da scusate, sotto. Io l'ho già fatto questo computer, avevo tutti i fogli Excel, con le firme per ogni modo, c'è scritto il firme, il numero, quindi loro controllavano. No, e le somme, cioè perché dopo non tornano le somme, capito? Dopo andare a vedere su questi quanti dati non mi torno di una, avrei controllato, è un delirio. Però è un delirio. No, è una cosa, la mia dopo era bellissima, aveva detto il Mac lì che lavoravano, aveva fatto fare un salto avanti in futuro. Cioè, che cosa fare un margine di miglioramento? Ce ne sono di. Io mi avvicino sempre di caso di regolarità. Di amplissimi di miglioramento. In caso di regolarità alcune posizioni sono sanate. Oppure non ho qualcosa si possono sanare. C'è chi ha ritenuto di presentare il simbolo. È importante essere qui a presentare la lista. Molto importante. Allora, se vi ricordate per le politiche, ci fu la questione che qualcuno presentò un simbolo. Vi ricordate le notti del movimento di Roma che è stato davanti alla cancelleria? C'è la possibilità che ci siano dei simboli simili. Quindi cerchiamo sempre di essere i primi. Noi si inizia a depositare alle 8 del 26 di aprile, noi alle 8 di mattina siamo lì. Presentiamo, se vuoi scrivere la vostra lista e quello è fatto. Se ci sono irregolarità, chi controlla chiama i delegati di lista, che sono anche addetti a andare a contestare piuttosto che andare a con le mani vuote, piuttosto che andare a sistemare alcune cose. Il delegato di lista fa questo. Si presenta, si può sanare, si può tentare, si fa il corso, non so, speriamo non siano questi casi. Sono proprio veramente rari, di solito siamo talmente tutti meticolosi che è difficile che ci siano dei problemi. Mi ricordo ad esempio le prime comunali, ma mi mancava l'autorizzazione all'uso del simbolo di matrimonio, ed è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa che servirà. Quindi noi utilizziamo un simbolo che è di un proprietario, che è Beppe Grillo, che manderà le deleghe all'uso di questo simbolo a tutte le varie liste certificate. Ecco, magari se una settimana dalle elezioni non avete ancora questo documento, cominciate a citarvi, a mandare delle mail, dei messaggi a qualcuno, lo so, soprattutto allo staff dite qui ci manca, quindi fatecelo avere, ok? Perché quello serve. Oppure, se non serve, avete un foglio in più, ma meglio un foglio in più che in meno. Okay? Perché ci sono alcuni che l'hanno avevano, alcuni che non l'avevano, non gliel'hanno chiesto. Bisogna, per sicurezza, avere tutto. Bene. Poi, se vi copri il panico, mi potete contattare sulla mia pagina Facebook, io la uso moltissimo, facebook.com/piazzamarco. Potete chiedermi la visita, poi mi potete mandare un messaggio. Non abusate, faccio un po' fatica se siete tutti in ebrei su cui potrebbero sfuggire alcuni. Quindi provate a contattarmi lì sopra, anche più volte, così se non rispondo subito, non lo faccio per cattiveria, assolutamente, solo che non riesco a gestire tutto. Non passate per te. Se no provate, c'è Massimo, se no okay, provate Pierre, mi trovate tutti su Pedro, c'è Serena, ecco, quindi Serena Saietti. Luigi Monari, Piazza Marco, ci trovate su Facebook, ci trovate. Io poi la pagina vedo lo smuoto. Il nostro sito invece è Bologna sempre stretta, adesso vediamo se trovo lì anche sopra. Comunque tenete d'occhio anche bolognacinquestelle.it perché magari io devo andare lì che sono metà, magari c'è un post lì che rimane a metà. Bene, se non ci sono domande, due parole sul programma. Come abbiamo fatto a fare il programma a Bologna? Allora, il programma è un momento, a parte che è un documento obbligatorio, quindi va fatto, però si può fare così, alla carbona, oppure si può fare in maniera molto seria e partecipata, e scegliete ovviamente la seconda. Quindi, i principi del Movimento 5 Stelle li conoscete, sono di base, attorno a quelli potete andare a calare le necessità del vostro comune. Noi abbiamo fatto una serie di incontri.
vari punti, macro punti, ci sono 9 punti nel nostro sì, futuro, territorio, scuola, insomma, reti sociali, cultura. Attorno a questi punti ognuno diceva la propria delle idee, e sono delle idee interessanti, animare, animare i parchi con visite di strada, presidiare territori a degrado con iniziative, insomma ne sono venute diverse, poi l'iniziativa, ogni idea veniva discussa lì all'interno di quella sera, poi c'era un gruppo di persone che in qualche modo la riordinava e la metteva all'interno del documento, quindi in pratica tantissime serate con la città aperte a tutti, aperte a ogni idea, tutte le idee venivano raccolte e poi una seconda fase fatta con diciamo intelligenza condivisa usando dei Google Doc dove lavoravano più anni tutti quelli che erano interessati, venivano inserite queste idee poi modificate diciamo in tempo reale da più persone, quindi si lavorava tutti su uno stesso documento di Google che era condiviso, quindi c'erano gli architetti che per esempio urbanisti che si occupavano dei punti sull'urbanistica, gli esperti di mobilità che si occupavano di mobilità e seguivano quel punto e quindi quando uscivano l'idea sulla mobilità loro lo raccoglievano, lo sistemavano senza maturarlo e lo integravano all'interno del programma. Ovviamente se erano compatibili con le proposte che sono state come diceva il grande genitore, ovviamente diciamo, ci dispiace sbagliare serata, quindi siamo molto. Questa è stata una cosa che ha fatto tante cose, quindi avrò fatto 20 cose, no, 20 forse no. 15 luoghi, sì, perché abbiamo girato più quartieri anche due volte, 9 quartieri quasi fatto due volte, quindi una medicina buona di incontri dobbiamo fare. Ed è venuto tante cose è stata anche una bella esperienza per conoscere le persone, per discutere, per capire quali erano i temi. L'altro giorno sono andato per esempio ad Andorra, ho cominciato a rifare un lavoro simile, si parlava di scuola, potete lasciarlo libero, sarà un argomento libero. Già se parli di scuola cominciano a uscire tantissimi temi. Su ad Andorra, la sarebbe la serata, come dicevo, non c'è niente da dire. Dopo due ore eravamo ancora lì che parlavamo della mensa, del piatto di plastica piuttosto che del piatto biologico, piuttosto che della stoviglia, della fornitura della stoviglia, dei pedibus per andare a scuola, di trovare i volontari per i pedibus. Ci sono tantissime cose della ristrutturazione delle vite scolastiche, dei comuni, della messa del collegamento delle reti delle scuole, la vivibilità degli edifici, la messa a norma che non sempre sono a norma, mettere delle finestre, delle tende, cioè ci sono tutte delle cose che competono ai comuni di cui ce n'è. Il cibo biologico, cioè soprattutto sulla refezione, che sono d'accordo, un argomento molto importante, è quello che rimase ai bambini, secondo me è veramente un argomentone, ce n'è tantissimo, le commissioni mensa, cioè, ci sono mille cose, quindi abbiamo parlato due ore dove loro pensavano che ci fosse incredibile. Io ho trovato un po' di stimoli, gli argomenti che competono con loro, le conversioni, con le scuole private, ci sono abbastanza poste, la volta del professore insegnante che le scuole gestiscono in comune, può essere gestito da una scuola statale invece è di competenza della zona canale, mi sono di 9, come sapete, un insomma, di cose ci sono tantissime da dire. Quindi buttatevi, non avrete paura di non essere competenti, magari trovate persone più competenti di voi, bene, ringraziatevi e ascoltate. Nessuno incanta, non mettete tavoli con voi dietro, questa impostazione non è impostazione del 5 Stelle, cioè infatti vedete cioè, non c'è niente, quando vado a una riunione vedo un tavolo, qui si utilizza qualcosa che non va. Non togliete i tavoli, non ci sono, non ci sono barriere, 5 Stelle nasce proprio perché siamo tutti uno vale uno e uno si occupa di una cosa, che si occupa del banchetto, uno si occupa del programma, uno si occupa di raccontare le cose nel consiglio comunale, cioè non cambia niente, cioè, non è che l'evento si mette in campo dai sei, no, cioè anzi ci sono persone che sanno molto di più. Quindi non c'è nessuno che si mette che stacca, nessuna barriera tra i cittadini e gli eletti. E già anche in queste piccole cose possono sembrare banali, ma è un'impostazione che invece alle volte basta. Ok? Allora, gli incontri di town meeting fatti a Bologna sono in realtà, cioè, sono stata un'esperienza molto bella. Io ti parlo dell'esperienza personale, sto vivendo a Casalecchio, ci troviamo in pochissimo. D'accordo, potremmo inventarci, proporre un evento in cui magari invitiamo, che ne so, un parlamentare, un senatore, magari ci mettiamo d'accordo in due o tre comuni e fare l'evento. Ma quel
l'evento, se carico il senatore o il deputato verrà a parlare di quello che sta facendo lui. Può essere un modo per far avvicinare i cittadini. Un altro modo potrebbe essere ai banchetti, quello che stiamo, cioè posso raccontare un minimo la nostra esperienza, se vuoi Paolo, ma puoi venire a dire tu, stiamo, adesso passo magari la parola a Paolo, magari se qualcuno sta già facendo delle altre cose per coinvolgere i cittadini, può magari dare consiglio a chi si sta avvicinando ad questo movimento e sta provando a fare la lista, è un tentativo diciamo che stiamo provando a fare tutti per cercare un posto. Paolo. Sì, noi ci siamo organizzati così poiché effettivamente avevamo difficoltà a raccogliere diciamo, i cittadini, a sensibilizzarli, non so se avete la stessa difficoltà, insomma, anche a comporre le liste, no? Cioè, una regione rossa, ad avere la rappresentanza di genere, maschi, femmine, eccetera, cioè non è. Per raccogliere persone abbiamo trovato il banchetto. Io il banchetto l'ho trovato un'esperienza, all'inizio sinceramente mi cagavo su, cioè nel senso non ho mai fatto un banchetto, all'inizio pensavo, oddio adesso vengono ci picchio. Effettivamente all'inizio qualcuno ci ha provato, però poi pian pianino adesso sto vedendo che le persone vedono il banchetto come un punto di riferimento. Se riuscite a fare un presidio, cioè il banchetto diventa una sorta di presidio, cioè le persone si aspettano il banchetto con la bandiera 5-6 e si avvicinano sempre di più. Noi a banchetti facciamo così, abbiamo preparato un questionario, abbiamo deciso 10 punti che poi in realtà sono rappresentativi dei servizi del comune e abbiamo chiesto una valutazione ai cittadini, no? Quindi li chiamiamo, gli diamo questo questionario, quello purtroppo fa freddo, anche quello al banchetto è dura, perché compilare un questionario lì, indicarti qualcosa, eccetera, il freddo spezza le gambe a tanti, però ci si prova, quindi arrivano quelli un po' più sbalzati. Però l'esperienza del banchetto per me, come diciamo prima volta nel movimento, eccetera, è bella, perché si parla con i cittadini, si parla di problemi, si parla di cose che vogliono fare, diventa un punto di ascolto, ma anche un punto per raccogliere persone, perché persone vanno raccolte, cioè vanno incentivate, vanno sensibilizzate, perché anch'io, cioè, sto sulla strada della sensibilizzazione, non so su voi, però io, cioè, faccio i fatti miei, tornavo a casa, vivo in un quartiere residenziale, cioè, non è che mi guardavo tanto intorno, cioè, a Casalecchio c'è anche questo problema, essendo, parlo per Casalecchio, non so quale altro comune, Casalecchio è un quartiere dormitorio, quindi le persone non sentono proprio la città, non la vivono, infatti Casalecchio è un luogo dove vengono costruite case, e più nemmeno. Paese dormitorio, quindi questo è un problema nostro personale, quindi è legato anche alla sensibilità che hanno le persone nei confronti del luogo dove vivono. Probabilmente nei paesi più piccoli la realtà è differente, le persone sono anche più sensibili rispetto alla propria comunità, forse diverso, io non lo so, io parlo per Casalecchio, quindi non lo so. Siamo in corsa anche noi e questa è la nostra esperienza. Le liste, come l'ho detto, secondo me il questionario è fondamentale. Il questionario, anche quello è fondamentale, abbiamo fatto anche una versione online, abbiamo provato a spingerlo, eccetera. Non è facile, vi conviene individuare probabilmente pochi punti essenziali in cui il cittadino può selezionare qualcosa. Da quello stiamo compilando poi il programma. Cioè quello ci sta aiutando per compilare il programma. Questo è l'esperienza. Può essere un altro modo, cioè c'è il modo di dare un meeting, quindi l'incontro magari a tema, solo che vi dico per esperienza nostra abbiamo visto comunque, perché l'incontro lo puoi fare la sera, magari la sera la gente stanca, ha voglia di uscire, fare l'incontro così, e quindi il banchetto può essere un'occasione per fermare le persone, magari interessarle. Ma conoscere, cioè, anche se qualcuno vuole raccontare la sua esperienza, non so, se no possiamo anche salutare. C'era Pierola che aveva una proposta. Sì. Che io vorrei anche fare, come ho scritto il
Pritzker su tematiche locali, le mese, problemi del fiume, del nord del Garzignano, sono cose che forse possono fare vincere, però diciamo che la nostra idea prevederebbe che al primo posto e al secondo posto parlare di trasparenza, al primo posto, trasparenza 100%, e al secondo posto controllo facilitato reale sulle spese da parte di ogni cittadino. Per fare queste due cose, per fare la prima cosa servono 10 cose, come c'è sul foglio, e per fare la seconda ne servono 5, e sono tante cose. Io penso che sarà necessario che di noi legga eventualmente se pensate bene tutto il foglio che è disponibile scritto anche nelle tab di Pianoro e tutti e se, penso che se tutti i comuni che vanno alle elezioni prendono questi due cavalli di battaglia, insomma, questi due punti principali, perché tutti quanti, per l'indagine che abbiamo fatto, ritengono la trasparenza e il controllo facilitato, comunque la trasparenza è una cosa importante, però come si dice sul foglio qua, la trasparenza non è importante, è indispensabile. Senza che venga fatta la trasparenza, non è realmente quella che dà le ragioni, come dà il successo in questo periodo storico. Quindi io dico a tutti quanti, anche quelli che avranno, che all'estero si prende il foglio stampato, eccetera, poi facciamo un gruppo sicuramente di miglioramento di queste proposte che faremo ai cittadini. Perché si tratterà di convincere ogni cittadino su questa cosa. È una cosa faticosa perché veniamo da decenni, insomma, dove la trasparenza di quello che tutti quanti la fanno, però dovremmo che nessuno la fa. Quindi chi non ha il foglio, vediamo che dopo facciamo un gruppo di se possibilmente su questa cosa. Parlate, poi in qualche modo vediamo in modo di darvi una mano.